Gliel'ho detto io, signora Montoya. Adesso siediti, Candida. Non devi stancarti, sta tranquilla. Ho spiegato a sua sorella, signora Indrina, che Eugenia ha avuto un piccolo incidente. Niente di grave, niente di importante. Per fortuna è già in via di guarigione. Come ha fatto a trovarmi qua? La signora Indrina mi ha dato l'indirizzo all'ospedale. Hai visto, eh? Quando potrò vedere la faccia del mio angelo? Molto presto, Candida. Così vedrai come si è fatta bella questa signorina. Eh sì. Quando è arrivato, dottore? Già da un po'. Sono qui da questa mattina. Bene, immagino che voi abbiate molte cose da dirvi e da raccontarvi, sicché con il vostro permesso... No, dottore, non se ne vada. Io devo parlare con lei. Devo parlarle della terapia. Qualcosa non va, Eugenia. Credo di essermi fermato anche troppo. Ma non abbiamo parlato. Beh, io tornerò un altro giorno. Quando? Presto, te lo prometto. Quando? Eugenia, io voglio dirti una cosa. E mi auguro che tu capisca. Che tu capisca bene. Io ho compiuto il mio dovere. Mi rassicura saperti in questa casa con due persone che possono fare molto per te. Perché mi dice che ha compiuto il suo dovere? Perché non vuole più vedermi? Sono felice, Eugenia, di averti potuto aiutare. Lei non tornerà più. Ora devo andarmene. Ma penserò sempre a te. Beh, d'altra parte io sono quella che sono. No, non è giusto quello che vuoi dire. Ricorda, Eugenia, che se quel Diego Mendoza ti ha mandata in carcere, l'ha fatto commettendo una grande ingiustizia nei tuoi confronti. Non mi parli di quell'uomo. Sì, lo so. Lo so, l'ho capito. Ti fa stare molto male. Ti ha distrutto la vita. Eugenia, c'è ancora una cosa che voglio dirti. Una cosa che ho bisogno di dirti. Io ho pensato molto spesso a te. E ti devo molto, sai. Mi hai dato tanto. Te lo giuro. Mi hai insegnato ad essere meno superbo. Meno sicuro. Tu sei stata capace di cambiare molte cose dentro di me. Sì, anche tu. Non conosco il tuo volto. Però l'ho immaginato. E so che è molto bene. Pensa alla tua vita, Eugenia. A tutto quello che puoi fare. A quello che vuoi fare. Ma non lo farò con te. Io non ti renderei felice. No, commetteresti un errore, io. Non ho nessun diritto, Eugenia. Chi ti dice che io ti abbia raccontato tutta la verità? Non voglio sapere la verità. Io voglio stare con te. Non mi era mai successo. Era quasi come se ti aspettassi. Ma non è possibile.
Se nemmeno mi conosci, se non mi hai mai visto in faccia. E come sei? Gobbo. Ho delle enormi narici e sono grasso. Sono un tipo davvero spaventoso. Sei un bugiardo. Hai i capelli castani. E non sei gobbo. Non hai nemmeno un brutto naso. Hai la fronte spaziosa. E gli occhi verdi. Non puoi negarlo. Perché tutte queste cose io le sto vedendo proprio così, dottore. Beh, non ci vedo molto. Per ora l'immagine va e viene. Ecco, adesso vedo un po' di luce. E anche te. Eugenia, tu mi vedi adesso? No, adesso no. Però è come se ti vedessi. E stai per dirmi addio. È questo che vuoi dirmi, vero? No. Che ti starò vicino, era questo quello. Va bene, dottore. Torna al tuo lavoro. E grazie. Grazie per tutto. Grazie per il bacio. Ti auguro ogni bene. La tua vita comincia ora. E deve essere stupenda. Dimentica il passato e quello che hai sofferto. Tu puoi ricordare. Ora sei in buone mani. Non hai visto mai la mia faccia? Però l'ho sognato. Bella. Ti ho vista bene. Addio. Addio, dottore. Ti prego. Saluta per me Endrina e la signora.